Ciao e bentrovati su Gormiti Collection. Ciao! È arrivata la Wave 11, finalmente, puntualissima, 23 settembre 2021. Allora, abbiamo preso la scatola intera, abbiamo solo tolto lo scotch laterale, l'abbiamo predisposta bene come se fosse in edicola. Allora, ci sono i librettini, siamo arrivati al librettino numero 11, come le Wave, insomma. Allora, vediamo Lord Helios con tre occhi, che sembra aver fatto un enorme passo in avanti rispetto alla serie 2 che era È bellissimo, terrificante. questo è bellissimo. Sì, esatto, questo piace anche a me, anche se il popolo del cosmo non mi piace, però lui effettivamente è un gran bel personaggio. Poi questo mi pare che si chiama Iridium, Vulcan, Seskel, Icalos Non so, o non Achilos, mi boh, non me lo ricordo. ricordo. Boh, adesso li vedremo tutti. Allora, qui vedete c'è il solito sommario, lo scontro finale, parlano del Titano, l'Iscador, i nuovi personaggi. Ah, ecco anche Hirok che... Queste sarebbero tipo le carte nuove. Sì, esatto, praticamente qui loro mettono le descrizioni dei personaggi ed è un peccato che non ci siano sulle carte. Giochi preziosi, Gormiti Official, se ci sentite... mettete le descrizioni sulle carte, che è una cosa bellissima da fare. Esatto. Carini questi. Sì. Ma ha un leone sul braccio. Chi? Ah, sì, è vero, ha un leone che spara qualcosa. Ok, Bello. l'app. È tutta la collezione nuova. Ah, ok, ci sono anche i giocattoli nuovi, quindi le altre due Hyper Beast mancanti, i Lord mancanti, i giganti, Lord Sol e Lord Eklos. Tra l'altro sono curioso di vedere se saranno più grandi del Titano elementale. Secondo me è probabile. Poi ci sono le figure allungabili. Vabbè. No, buh. Guarda, Lord Sol manco si riconosce. Gli altri tre... Buh. Boh, ok. Vabbè. E poi ci sono dei set costruzione. Una novità interessante. Sì, tra l'altro ci provarono già in tempi non sospetti durante l'era Neorganic con delle costruzioni SnapX e adesso invece hanno fatto delle costruzioni simili Lego, sembrerebbe. Va bene, ok, Apriamole. iniziamo ad aprire le buste. Allora. Chi sarà il primo? Non lo so. Vediamo, Che vediamo. faccio? Apri, apri. Butto? Fuori? Sì. Tada! Non si è visto. Oh, questo è Non Orion! si è visto. Aspetta. Ok, bello. Come non si è visto? Sì, adesso Eccolo si è. qua. Eccolo. Sì. Facciamo bene il fuoco. Sì, ma non è colorato come nell'immagine Guarda che tu ti stai confondendo, questo è Orion. Questo è Orion perché la posa di Lord Helios è diversa. Allora. Carino. Orion è praticamente il personaggio che più mi è piaciuto probabilmente di tutti i Gormiti nuovi in tutte e tre le serie. Questo è bellissimo. E lui era quello con la gonna. Gli Adesso hanno tolto la gonna. gli hanno tolto la gonna, però resta comunque un bel personaggio. Nonostante questi glitter, l'arma è veramente bella. Oh, insomma, proprio bello. Mettiamolo qua, Bellissimo. molto carino. Vediamo la carta. Esatto, Orion. Wow. Wow. Allora. Vai con la prossima. Sì. Allora, prossima, prendiamo il primo. Questo è un po' più grosso. Chi è? Chi è? Io l'ho già visto. Oh, eccolo qua, Lord L'esclusivo! Helios Oro. Ma che bella posa che gli hanno A me fatto! non piace, ma proprio per niente non piace. Io sono veramente contrario a queste pose così, da seduti. Dovrebbero stare sempre in piedi i gormiti perché, cioè, non gli puoi fare niente. È Ma come... spara in continuazione, questo è potentissimo! No, è terrificante. È come il leone che stava seduto e non ci potevi fare proprio nulla. No, non sono per niente d'accordo. Allora, vediamo la carta però. La carta è molto carina.
Le illustrazioni delle carte sono carine. Non vedo l'ora di vederlo colorato questo. Ok, allora. Aspetta che è cascato Orion. Comunque abbiamo beccato i due del vento, eh. Chissà se becchiamo Vrago adesso. Così completiamo. Sarebbe popolo. Simpatico. Chi è? No. No. Non è Vrago. Ma è Icalos. Ah, che bello. Madonna, che bella plastica. Che bella. L'effetto della plastica trasparente è davvero, davvero bella. Perché lo ricopre interamente. Cioè, la parte preponderante di questo Gormita è la parte in plastica trasparente. C'è una parte della testa, il tronco, le gambe, i piedi e anche le mani. Quindi c'è tantissimo trasparente, semitrasparente. Bello. Il popolo. Allora, il popolo dell'oceano di questa serie è veramente carino. Bello, vediamo la carta. Ecco qua, Icalos. Comunque è la miglior versione di questo personaggio da sempre. Sì, sono d'accordo. Allora, qui chi c'è? Vulcan. Allora, Vulcan era originariamente il personaggio più ricercato. Mi ricordo nel 2018, quando uscì la prima serie di questo reboot dei Gormiti, Vulcan era ricercatissimo. Era effettivamente un bel personaggetto che venne disintegrato nella serie 2. Fece una versione veramente brutta, non all'altezza della prima serie. Questo si riprende un pochino. A me questo non piace proprio. A te non piace? No. Preferisci non dirmi che preferisci il mecha? No, preferisco quello della prima serie, dire il vero, perché questo sì, sembra, no, che certo, abbia una giacchetta e un caschetto che gli copre la faccia che non vede. Sembra avere anche la barba. Esatto. Oh mio Dio, non posso dire perché è una battuta troppo d'anziano, però mi ricorda qualcuno, non lo posso dire. Ok, vi terrete la curiosità, meglio per voi. Questa non mi piace. Ok, vediamo la carta. Ecco la carta di Vulcan. Ma insomma. Allora, vediamo chi c'è qui dentro. Ah, Iridium. Allora, Iridium effettivamente è caruccio. Allora, ha questo copricapo da indiano, sembrerebbe. Anche delle piume sulle gambe. E poi ha tutta questa armatura sul petto rossa e questo leone dorato. Bello lui. Sì, sono d'accordo. Bel personaggio. Cosa, lui completa il popolo, no? Sì, esatto. Boh, con questa wave ovviamente si conclude la serie 3, ricordiamolo. Allora, fino adesso abbiamo trovato tutti i personaggi diversi. Di solito in un box si trova tutta la serie completa più alcuni doppioni, che di solito si ripetono. Allora, la carta... Ah, ecco. Ok, e sullo sfondo cosa c'è? C'è una bella piramide. Allora, io non sono ferratissimo, però può essere civiltà Maya, Aztechi, qualcosa del genere, sì. Inca. Però non so se avevano tutti le stesse piramidi oppure qualcuno di loro non le aveva, non lo so. Però diciamo che la citazione è quella, popolazioni sudamericane, anche se il copricapo fa pensare più ai nativi americani. Però è molto carino. Se dovessi buttarla direi Aztechi, però... Allora, andiamo avanti. Chi è? Oh, è arrivato il cattivo! Lo aspettavamo! Seskiel. Allora, Seskiel è chiaramente ispirato alla cultura giapponese asiatica. Se non giapponese,
ma probabilmente giapponese. No, bruttissima lì. Ma perché proprio sul piede la scritta? Come i calzini, con la taglia. Non ci... Ma è orribile! Ma chi l'ha fatta sta cosa? Ma perché? Ma non lo so io. Ma con tutti i posti che aveva, vabbè. Comunque vedete le scarpe sono quelle tipiche ciabatte giapponesi in legno, che probabilmente hanno un nome ma io non lo conosco. Ha un kimono. Anche le corna da diavolo, da demone, è chiaramente ispirato. E questo braccio è un braccio demoniaco con dei tentacoli sotto il kimono. È un bel personaggio alla questa fine dei conti. Sì, sì. E poi se considera che si illumina al buio. Esatto, esatto. Queste parti verdognole si illuminano al buio, ricordiamo. Ci sarebbe stato un po' di qualche dettaglio di pittura qui, non avrebbe certo guastato, però insomma, bello. Bello, sì. Allora, lo mettiamo qua, che si vede, spostiamo un po' di bustine. Allora, fino adesso 3, 6, prendiamo questa. Ah no, la carta, dimenticavo la carta di Seskiel, eccola. Ecco la carta di Seskiel, bello. Anche questo fondale viola, molto cupo. Molto carina la carta. Sì. Ma questa serie 3 a me alla fine è piaciuta, è sicuramente la migliore delle 3 fino ad ora, quindi noi siamo soddisfatti per quanto non siano i vecchi gormiti, qui insomma si ragiona, si comincia a ragionare, tranne il popolo del cosmo, perché no, col popolo del cosmo non si può ragionare. Eccolo qua, Lord Helios nella versione normale. A me piace tantissimo questo. E invece a me non piace per niente, ma proprio per niente. Guarda, gli hanno fatto anche la plastica glitterata trasparente nel cannone, che sembra che spari sul serio, guarda. Ah, è vero. Allora, chissà se si riesce a vedere. Credo di no, però se ci fate caso e se lo troverete, qui dentro il cannone ci sono i glitter, quindi significa che lì dentro c'è la plastica glitterata del braccio, che si conclude qui. Ed è un dettaglio carino, non so quanto sia voluto o quanto sia casuale, però effettivamente è carino. Qui c'ha il suo bel zainetto, gormita con lo zaino, proprio è una bestemmia, diciamolo. E lo mettiamo qua, ok. Allora, siamo quasi alla fine, mancano 5 bustine. Oh, boh, la carta è quella di prima, ragazzi. Ah, un'altra cosa. La carta per i personaggi oro, non era carino farli oro? Idea? Ok, doppione di iridium, quindi lo togliamo. Doppione di Vulcan. Quanti ce ne mancano? 3, 6, 7 e 2 in teoria. Ma speriamo di trovarli. Ok. È arrivato uno dei due che ci mancavano. Kraios, l'orso glaciale, la Hyperbeast. Madonna, che bello che è questo. Eh sì, tutta la plastica trasparente, la sua bella armatura dorata, i dettagli arancioni, gli occhi colorati benissimo, anche la bocca, fantastico. Madonna, quanti dettagli che ci sono in questo. Ci sono veramente un sacco di dettagli, si vedono i dentini, si vedono. È davvero bello. Boh, qui c'è un po' di sporcatura, ma è casuale nel nostro. Però è davvero bello. Wow. Due. Certo, adesso apriamo le ultime due. Allora abbiamo trovato Kraios. Forse ci sarà un altro doppione. Lo credo anch'io. Aspetta, la carta. Io tendo a dimenticare le carte. Ecco qua, abbiamo una carta di Kraios. Più bello la minifigura è decisamente più bella della carta. Sì, sono d'accordo. Oh, eccolo qua. Irok. Allora, Irok in questa serie ha 4 trivelle, non 2. Le trivelle sono davvero belle, in questa plastica semi trasparente gialla.
La scelta dell'azzurro io sinceramente non l'ho capita, e questo però non è ben dipinto e non mi piace per niente la testa come gliel'hanno fatta, e nemmeno questi pantaloni marroncini che sembra uscito da una festa disco degli anni 70. Però insomma le trivelle sono carine. Sono quelle. Sì, peccato. Hiro, che era uno dei personaggi più carini, e invece è stato un pochino, non è stato trattato proprio benissimo. Questa è la carta. E la carta è bella. Bah, insomma, è più bella che siamo lì. Io non capisco la scelta di questa plastica azzurrognola, quando sia nel cartone che nelle carte è grigio, è tutto grigio. Allora, siamo arrivati all'ultima bustina. Vediamo chi troviamo. Ok, c'è il doppione di Ikalos. Allora, io non ho capito. Ma li abbiamo tutti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sì, li abbiamo tutti. Quindi spostiamo così li vediamo bene, bene, bene. Sono tutti. Abbassiamo un pochino l'inquadratura. Ci facciamo il fuoco. Questa è la nuova collezione che completa la serie 3. Sono tutti e 9, compreso lo speciale oro. Allora, così io direi bellissimo il popolo dell'oceano e basta. Di bellissimo secondo me ci sono solo loro. Bello Iridium, bello Orion, e invece gli Seschi e Lanche se la cavicchia. E invece il popolo del cosmo per me è bocciato, però so che a voi due piace, sì, quindi mi piace. Quindi sono in bocciato Vulcan, proprio sono in minoranza. Bocciatissimo Vulcan. Ah, per me si è ripresa invece. Vabbè, diteci nei commenti come la pensate, cosa pensate di questi nuovi Gormiti. Sappiamo benissimo che i fan storici, quindi ragazzi andateci cauti, sappiamo, i Gormiti vecchi sono migliori, non serve che ce lo ripetiate, lo sappiamo, dovreste saperlo, che noi la pensiamo sempre così. Però alla fine dei conti questi qui hanno preso la strada giusta. Se ci sarà una quarta serie dei Gormiti, come pare, quindi un'ipotetica Wave 12, speriamo che questa sia la strada e diventino sempre più mostruosi. Speriamo in un ritorno alle origini per quanto possibile. Vorremmo maggiore coraggio, vorremmo dei nomi più cattivi anche, volendo. Vorremmo un'ispirazione alla natura, perché ricordiamoci che questi sono Gormiti, signori della natura, gli elementi, il cosmo non può essere un elemento, non può proprio essere un elemento, però insomma secondo noi la strada è quella giusta. Vi ringraziamo per aver visto il video e ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao.